Buonasera a tutti, io sono Giacomo Bianchi dell'Unità Nazionale Twinning Italia e questo è il primo webinar del corso online Twinning edizione 2021. Allora, come sapete, vi siete iscritti a questo corso tramite la piattaforma Twinning, è la prima volta che questo succede. Noi come Unità Nazionale organizziamo ogni anno una o più edizioni del corso online di base. Solo quest'anno, in accordo col Ministero dell'Istruzione, questo corso è stato inserito attraverso Sofia, quindi come sapete l'iscrizione era possibile solo attraverso questa piattaforma. Come funziona questo corso? Avrete visto che è un corso articolato in tre moduli. Il primo modulo, che si concludeva ieri, diciamo che prevedeva quindi la frequenza, diciamo, il seguire del materiale di approfondimento in autoformazione, grazie al gruppo del corso di cui parleremo tra poco. Quindi avete seguito i materiali di approfondimento e avete svolto, dovreste aver svolto le esercitazioni in modalità asincrona. Il webinar di oggi riguarderà il tema dei progetti Twinning e del Space. Ci sarà poi un secondo modulo, quindi da domani fino al 12 dicembre, sempre in autoformazione, che dovrete svolgere autonomamente in autoformazione. Poi il secondo webinar, del 13 dicembre, sempre alle ore 17, dove parleremo di criteri di qualità e Twinning e suggerimenti per la progettazione di qualità in Twinning. E poi l'ultima parte, quindi il terzo modulo conclusivo, sempre diciamo in autoformazione, con poi la conclusione dell'esercitazione, un'esercitazione vera e propria di progettazione di Twinning e un test finale. Quindi questa è la struttura generale del corso online. Ecco, quindi il termine ultimo per completare tutte le attività è il 22 di dicembre, questo ricordatevelo. In più o meno l'impegno di lavoro complessivo previsto sono 25 ore. Per l'ottenimento dell'attestato finale vi ricordiamo che richiediamo di frequentare sia il webinar di oggi che il secondo webinar in sincrono, anche se naturalmente caricheremo all'interno del gruppo la registrazione dei webinar. E poi naturalmente dovrete svolgere tutte le attività che sono richieste all'interno del gruppo. Lo sappiamo che alcuni di voi si sono iscritti ai Twinning e anche sono entrati nel gruppo magari all'ultimo momento, se non proprio oggi, nei giorni scorsi, quindi non hanno potuto svolgere la prima parte delle attività, quelle previste dal modulo 1. Non vi preoccupate, l'importante è che vi rimettiate in pari, quindi guardando tutti i materiali presenti sul gruppo del corso, entro il secondo webinar. Cosa trovate all'interno del gruppo Twinning del corso? Trovate lo spazio per presentarvi e dove poter discutere con gli altri corsisti, quindi all'interno del forum. Trovate la possibilità di partecipare a degli sportelli di assistenza gestiti dagli ambasciatori, che sono i docenti esperti in Twinning che si sono dati disponibili per aiutarvi durante questo corso. Trovate tutti i materiali di approfondimento per approfondire sia quello di cui parliamo durante i webinar che ciò di cui non c'è tempo di parlare durante i webinar, diciamo, in sincrono, e trovate tutte le esercitazioni da svolgere e i test da svolgere. Allora, andiamo brevemente, vi faccio vedere proprio cosa c'è all'interno del gruppo. Eccoci qua. Quindi dovreste essere, se siete qua, se avete trovato il link per il webinar, siete tutti entrati all'interno del gruppo del corso. È un ambiente online che poi vi è utilissimo anche per esercitarvi direttamente sullo spazio che poi è
molto simile a quello che troverete all'interno dei progetti twinning, quindi imparate facendo, anche solo curiosando all'interno del gruppo. E quindi dovete andare su, cliccare su pagine e poi nel menu a sinistra, vedete, trovate tutto il menu con le istruzioni da seguire, la pagina di benvenuto, la pagina di supporto, vedete, dove vi ricordo che trovate il link ai forum dove potete presentare i vostri quesiti a cui risponderemo noi o gli ambasciatori, e trovate anche il calendario, vedete, di tutti i moduli, di tutti gli sportelli di supporto a cui potete partecipare, vedete, in diretta ci sono gli orari e le date di questi sportelli. E poi trovate, vedete, il modulo, in questo caso trovate per ora tutto il materiale relativo al modulo 1, cliccando qua, la descrizione di cosa è previsto nel modulo 1 e cosa dovete fare, quindi trovate tutti i materiali per approfondire i contenuti del modulo 1 e poi i materiali, le esercitazioni da svolgere. Quindi, per chi, ho visto che molti in chat, sia nel forum che in chat ora, hanno scritto ma cosa dobbiamo fare, non abbiamo capito bene, seguite tutte le istruzioni che ci sono, che abbiamo dato all'interno del gruppo del corso modulo 1. Poi dopo il webinar di oggi pubblicheremo subito i contenuti per il modulo 2 e così via, e poi per il modulo 3. Trovate sempre tutte le istruzioni, quindi usate come riferimento il gruppo del corso. Ripartiamo con la presentazione, quindi. Di cosa parliamo quindi oggi? Al primo webinar, io vi ho detto, parlerò, quindi ho introdotto il corso e poi vi parlerò in generale dei progetti twinning e darò i primissimi consigli per la progettazione. Non partiamo da zero, non partiamo da zero spiegando dall'inizio che cos'è i twinning, che cos'è la piattaforma Twinning Live. Questa è la parte che, dicevo, dovrete fare in autoformazione, in autoformazione seguendo i materiali del modulo 1 sul gruppo del corso. Dopo di me la collega Alexandra Tosi parlerà di dove trovare ispirazione, quindi dove trovare possibili idee progettuali per i twinning sul sito, sul portale pubblico europeo e sul nostro sito nazionale. E poi parlerà di Twinning Live, quindi Twinning Live per quanto riguarda, cioè, come fare all'interno della piattaforma Twinning Live a creare o partecipare a progetti. Poi il collega Konstantinos Ladopoulos invece parlerà del Twin Space, quindi vi dirà più in pratica all'interno, diciamo, come funziona il Twin Space, quindi lo spazio che avete a disposizione una volta creato il vostro progetto con tutte le funzionalità e gli strumenti a vostra disposizione. Chiuderemo con le domande e la presentazione del prossimo modulo, del modulo 2. A proposito delle domande, vi dico che avete a disposizione la chat, quindi già i colleghi risponderanno in chat, cercheranno di rispondere in chat in tempo reale, ma prendiamo nota delle vostre domande, ce le segniamo e poi al termine di ogni intervento cercheremo di rispondere a quelle a cui non è stato già risposto in chat. Voi non potete, vi ricordo, non potete attivare il vostro microfono, naturalmente. Siamo circa 200 partecipanti collegati contemporaneamente, capite che non è possibile permettere a tutti di aprire il microfono, la webcam, eccetera, però potete interagire con noi attraverso la chat. Vi ricordo anche, avete sempre poi a disposizione per quesiti a cui nel caso non risponderemo oggi, avete a disposizione il forum per chiedere tutto quello che volete che riguarda il corso e i contenuti del corso. Quindi possiamo iniziare con l'argomento di oggi, che è importantissimo, diciamo il fulcro un po' di tutto il corso, ovvero capire che cos'è veramente un progetto twinning e quindi poi per cosa può servire a voi e alla vostra didattica. Un progetto twinning è un progetto di collaborazione a distanza tra classi italiane e straniere, che si basa fondamentalmente sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e di internet e di una lingua veicolare. Quindi innanzitutto è un progetto didattico,
che svolgete voi insegnanti con i vostri alunni, quindi con la vostra classe, di collaborazione con altri docenti, con le loro rispettive classi, a distanza. Quindi sono progetti che non prevedono, il progetto Twinning non prevede una mobilità, ad esempio, quindi potete collaborare in un progetto Twinning a distanza grazie proprio alla piattaforma che vi viene messa a disposizione. Tra classi, dicevamo, italiane o straniere, perché esistono i progetti nazionali o i progetti europei. Il Twinning è nato per la collaborazione tra classi di paesi diversi, quindi con i progetti europei, ma da qualche anno è stata data la possibilità anche, magari per iniziare, a collaborare anche con classi dello stesso paese, di altre scuole, naturalmente, di altre scuole, magari di altre città, ma anche tra classi, tra docenti e alunni della stessa nazionalità. Dicevamo, naturalmente si basa sull'utilizzo delle nuove tecnologie e di internet e di una lingua veicolare, che è la lingua di progetto che scegliete insieme ai vostri partner, che può anche non essere l'inglese, nel caso di progetti nazionali potrebbe essere l'italiano, ma potrebbe essere il francese, il tedesco, qualsiasi delle lingue che sono, diciamo, dei paesi che aderiscono all'azione e-twinning. Quindi, quali sono le caratteristiche del progetto e-twinning? Poi, ecco, anche con il prossimo intervento vedremo un po' dove potrete trovare esempi poi pratici, ecco, di veri e propri progetti Twinning, ma per darvi un po' le prime coordinate possiamo dire che il progetto Twinning è un progetto totalmente flessibile, nel senso che siete voi a scegliere le attività da svolgere con i vostri alunni e con i partner, i temi che potete scegliere a cui dedicare il progetto, la durata e la collaborazione. Un progetto Twinning può durare un mese, potete iniziare domani un progetto sul tema del Natale, quindi da concludere prima della fine dell'anno, oppure può essere un progetto che dura un anno, anche 2 anni scolastici. Non c'è, in questo caso non ci sono vincoli. Non ci sono neanche scadenze o vincoli burocratici per registrarsi e per attivare un progetto, lo potete attivare in qualsiasi momento, l'importante, ecco, è mettersi d'accordo con i propri partner. È un progetto che, abbiamo detto, può contare sull'utilizzo delle nuove tecnologie. In particolare, quando si crea o si aderisce a un progetto, automaticamente viene messo a vostra disposizione uno spazio online che vedremo oggi, che è il Twin Space, quindi uno spazio di lavoro online che è dedicato e che è sicuro, perché a cui accedono a questo spazio solo i partner di progetto e gli alunni invitati dai docenti partner per lavorare insieme, per collaborare. Vedremo poi, appunto, più tardi quali sono gli strumenti di questo Twin Space, di questo spazio online. Poi con i Twinning potete contare su un'assistenza costante da parte della vostra unità nazionale, quindi nel vostro caso da parte dell'unità nazionale eTwinning Italia, che siamo noi che vi parliamo oggi e che diciamo, fisicamente ci troviamo all'interno dell'Agenzia Nazionale Erasmus, che è a Firenze, a sua volta all'interno di INDIRE, quindi dell'Istituto Nazionale di Documentazione e Innovazione del mondo della scuola. Poi, oltre che potete contare quindi sulla vostra unità nazionale, vedete l'indirizzo help desk dove, diciamo, potete sempre scrivere per richieste di supporto tecnico che riguardano la piattaforma. Chiaramente ora nell'ambito del corso sapete che eventuali domande, l'abbiamo detto, potete farle nel forum, però per qualsiasi cosa, diciamo, che esula da questo specifico corso potete sempre iscriverci a questo indirizzo. Non ci scrivete, questo ve lo dico perché alcuni di voi lo stanno facendo, utilizzando la messaggistica interna di Twinning Live o del gruppo stesso. Perché non usiamo quella messaggistica lì per rispondere diciamo, alle richieste di supporto tecnico? Per questo usate sempre la mail che così ne teniamo meglio traccia. Quella messaggistica utilizzatela per parlare con altri corsisti o con altri utenti della piattaforma. Oltre a noi, dicevamo, ci sono anche gli ambasciatori, quindi docenti esperti
di utilizzo della piattaforma Twinning, ce ne sono in ogni regione italiana e sul sito italiano Twinning, twinning.it, potete trovare l'elenco di quelli attivi nella vostra regione. Alcuni di questi ambasciatori italiani hanno attivato un gruppo eTwinning, quindi un gruppo che trovate all'interno della piattaforma eTwinning Live, lo potete cercare, vi consiglio di farlo, si chiama Gruppo Virgilio, e è proprio un gruppo di aiuto tra pari, quindi tra docenti come voi, per chi sta muovendo i primi passi sulla piattaforma. Quindi cercatelo su eTwinning Live, Gruppo Virgilio, e iscrivetevi, l'iscrizione è naturalmente libera. Con i Twin poi, facendo progetti, avete anche la possibilità poi di accedere ai riconoscimenti, alle certificazioni di qualità, se il vostro è un progetto di qualità, ai premi nazionali, ai premi europei per i migliori progetti a livello italiano o europeo. Poi ci sarà modo di parlare anche di questo. Quindi, per partire, diciamo che possiamo intanto indicare quali sono le fasi a grandi linee che potete seguire per arrivare al vostro primo progetto. La prima fase è quella di raccolta delle idee, quindi potete cercare le fonti di ispirazione per idee progettuali, perché all'inizio è normale non sapere da dove partire. Questo lo vedremo tra poco, dicevamo, con la mia collega Alexandra Tosi, che vi mostrerà dove potete trovare tutti gli esempi di progetto e i cosiddetti kit di progetto. Poi il primo passo che dovete fare è già, diciamo, avere chiaro in mente quali sono i risultati che volete ottenere, le vostre priorità da perseguire con il progetto didattico che volete mettere su in collaborazione con altri partner. Quindi potete darvi fin da subito dei paletti a cui non volete rinunciare e che riguardano naturalmente ciò per cui, diciamo, il progetto serve per la didattica con la vostra classe, quindi che riguarda gli obiettivi didattici fondamentalmente che vi ponete per il vostro progetto. Nella fase ancora di raccolta delle idee, chiaramente potete iniziare anche a sondare, quindi a capire se ci sono dei colleghi della vostra stessa scuola disponibili a collaborare con voi, perché un buon progetto di twinning spesso e volentieri è anche un progetto interdisciplinare, quindi potete coinvolgere anche i vostri colleghi che lavorano con la stessa classe. E poi è in questa fase che vi potete chiedere se sia il caso di fare un progetto nazionale, quindi solo con partner italiani, o un progetto, o magari un progetto europeo. Ecco, dunque, la seconda fase è quella di verifica della fattibilità, possiamo chiamarla così. Quindi in questa fase, dopo aver cercato di capire un po' quali possono essere le idee per fondare il vostro primo progetto, chiedersi come, diciamo, quali contenuti veramente affrontare all'interno del progetto affinché questo sia integrato al curriculum, perché il progetto Twinning, questo è importante ricordarlo, non è qualcosa di extra rispetto a ciò che normalmente affrontate nel curriculum scolastico, ma deve essere un modo diverso di affrontare ciò che normalmente svolgete con i vostri alunni. Questo è fondamentale. Poi è importante capire anche quanto tempo potete realisticamente dedicare al progetto, e questo è bene deciderlo fin dall'inizio, perché potreste appunto dedicare solo una parte delle ore della vostra materia, oppure magari dedicarvi tutto l'anno a un progetto Twinning che vi accompagna durante tutto l'anno. Questo dipende, è una scelta che dipende da voi e anche dal tipo di supporto che avete da parte dei colleghi. Quindi magari ad un progetto possono collaborare insieme la docente di matematica, il docente di lingua, il docente di storia, eccetera, eccetera. Ognuno secondo il contributo che può dare. Poi è importante anche capire che attrezzature avete a disposizione a scuola, e qui parliamo naturalmente soprattutto
quindi poter contare su una buona connessione internet e sulla disponibilità di anche dei computer, se questo può avvenire in casa o in aula computer. Questo chiaramente è sempre importante capirlo, anche perché da lì dipende anche quante ore poi potrete dedicare effettivamente al lavoro nel progetto. E poi, non per ultimo, sapere qual è la posizione sulla vostra partecipazione al progetto da parte del dirigente scolastico e dei genitori. Perché, e questo lo diciamo, lo sapete, per registrarsi al Twinning non è necessaria l'autorizzazione del dirigente scolastico. La registrazione alla piattaforma Twinning è un qualcosa che voi fate autonomamente, è una scelta vostra, e potreste anche utilizzare poi la piattaforma Twinning manualmente anche solo per partecipare a una delle tante opportunità di formazione gratuita che trovate all'interno di Twinning Live. Ma quando si crea o si partecipa a un progetto, in quel momento voi state coinvolgendo in un'attività anche la vostra classe, i vostri alunni. In quel momento è importante informare naturalmente il dirigente scolastico e i genitori. La terza fase è quella di attivazione vera e propria del progetto. Come fare in pratica lo vedremo tra pochissimo con i colleghi. Il progetto si crea, lo vedremo all'interno di Twinning Live. Però quello che dovete fare chiaramente è buttare giù un'idea progettuale. All'inizio può essere una bozza a grandi linee, che dovrete però discutere con i vostri partner. Se non avete ancora dei partner, potete proprio proporre all'interno di Twinning Live, lo vedremo tra poco, nell'apposito forum di ricerca partner, la vostra idea e accogliere ecco, chi vorrà partecipare a questa idea che avete avuto. Oppure magari non avete idee, ma andate a curiosare nel forum di ricerca partner e siete voi che aderite a idee di altri docenti di altri paesi, ad esempio, che siano compatibili con le vostre esigenze. Quindi è importantissima questa fase di individuazione, di ricerca dei partner, di individuazione dei partner, quindi, ed è importante una volta che li avete trovati, dedicare anche del tempo alla conoscenza reciproca, chiaramente, perché dovrete lavorare insieme anche con i vostri alunni. Quindi è importante fin da subito, quando trovate uno o più partner, mettere in chiaro gli obiettivi e le priorità comuni, il tipo di impegno che ognuno può dedicare al progetto e potrebbe non essere coincidente, ma questo insomma è possibile e vi potete adattare in base alla disponibilità di tutti. Quali sono le competenze linguistiche richieste? Quale sarà la lingua di progetto utilizzata? Insomma, qual è il livello di interazione diretta tra alunni anche in base all'età dei vostri alunni? Il progetto Twinning può riguardare bambini nella scuola dell'infanzia fino a ragazzi di scuola secondaria di secondo grado. Quindi anche in base a quello, quale sarà l'interazione poi diretta tra gli alunni se ci sarà? Ecco, deve essere chiaro fin da subito. E poi, non ultimo, le politiche che riguardano la privacy e la sicurezza che si vogliono seguire, il grado quindi anche di sicurezza che volete garantire per quanto riguarda le attività dei vostri alunni. Questa è una, quindi, diciamo, sono 9 punti, 7 più 2, che potete tenervi, su cui potete tornare successivamente, tanto troverete queste slide poi anche all'interno del gruppo, tra i materiali. Quindi tenetele, diciamo, magari quando avrete capito meglio, vedendo degli esempi pratici, progetti Twinning, potrete tornare anche su questi punti ecco, perché capirete meglio poi sostanzialmente cosa significano. I due punti fondamentali, diciamo, che vorrei farvi vedere sono questi, cioè è importante fin da subito poter progettare, quindi immaginarvi come verrà strutturato il Twin Space, lo spazio online del progetto, e vedremo
tra poco e farlo insieme ai vostri partner. Quindi vi potete anche dividere i compiti, nel senso che poi fattivamente sarà solo uno dei docenti, dei partner, che si prende la briga di organizzare tutte le pagine, ma la decisione su come organizzarla è bene che venga da tutti i partner, che ci sia una reale collaborazione e condivisione di idee anche per quanto riguarda l'organizzazione dello spazio online. E poi è importante mettere fin da subito, prima della creazione del progetto, dei punti fermi che riguardano, dicevamo, la sicurezza online, quindi la tutela della privacy degli alunni e la netiquette, quindi l'etichetta, diciamo, il come ci si comporta online nei rapporti con gli altri. I dati personali, questo va sempre detto, non devono mai essere condivisi all'interno dello spazio online, quando riguardano, soprattutto quando riguardano gli alunni, anche se lo spazio di TeamSpace è uno spazio assolutamente sicuro e accessibile solo, lo sappiamo, ai membri del progetto o a chi viene invitato dai docenti, amministratori, e poi deve essere rispettata la normativa, ecco, del proprio paese in termini di sicurezza, online. Ultima cosa che vi vorrei dire è, ci sarà modo sempre di riparlarne quando parleremo anche di qualità dei progetti, ma è importante ricordare che il fulcro del progetto Twinning è la collaborazione. Quando si crea un progetto Twinning con altri partner, diciamo, si organizzano delle attività con i propri alunni, che sono attività in comune con gli alunni di altre classi e di altri paesi. Queste attività possono essere una semplice condivisione in parallelo di alcune cose, cioè, questo per fare un esempio proprio banalissimo per farvi capire, un'attività semplice che in genere viene pensata, ad esempio per rompere il ghiaccio, per iniziare un progetto di twinning, è la presentazione della propria classe, della propria scuola, della propria città. Questa stessa attività può essere svolta in parallelo, quindi ad esempio gli alunni della vostra classe presentano la propria città e voi condividete il materiale all'interno dello spazio online, la stessa cosa fa la classe ad esempio francese, svedese, armena, eccetera. Questa è un'attività svolta in parallelo, la stessa attività può essere svolta in modalità collaborativa, ad esempio con la vostra classe che invia ai partner un link con le informazioni sulla propria scuola, sulla propria città, quindi con la presentazione della propria città, loro fanno la stessa cosa con i vostri alunni. E poi la vostra classe, quindi i vostri alunni presentano la città della scuola, la città straniera, la scuola straniera, e così loro fanno con quella dei vostri alunni. Questo è un esempio molto semplice di cosa vuol dire svolgere lo stesso tipo di attività, però in modalità più collaborativa. Questo è importante capirlo per arrivare a poter progettare delle attività, i twinning veramente di qualità. Chiaramente questo costa più tempo, deve essere pianificato in anticipo, ma fa veramente la differenza tra un progetto chiaramente collaborativo e un progetto invece dove le attività vengono condivise semplicemente online. Con questo io avrei concluso per questa parte, passerei la parola, interrompo la condivisione alla collega Alessandra Tosi, che ora vi fa vedere poi più in pratica come fare proprio all'interno anche poi di Twinning Live, come arrivare a creare un progetto e dove trovare ispirazione per i vostri progetti. Quindi non vi preoccupate se al momento non capite esattamente tutto quello che ci siamo detti ora, ma poi con gli esempi di cos'è veramente un progetto Twinning capirete meglio anche tutto quello che abbiamo detto. Alexandra? Perfetto, grazie. Se mi passi anche la palla sul... Ecco qua. Perfetto, benissimo. Allora adesso condivido. Perfetto. Dovreste vedere adesso il mio schermo.
Si sente bene o si sente l'eco? Scusami, Alex, spegni uno dei due audio che era. L'avevo già perché ora si è riacceso. Scusate. Ora va bene? Bene, sì. Bene, sì, no, si era riacceso col fatto che ero diventata da sole sul computer. Benissimo, allora buongiorno a tutti, accendo anche brevemente la mia webcam. Ok, dunque, sì, vi farò vedere brevemente come si, innanzitutto dove potete trovare un po' di ispirazione per delle idee progettuali, perché appunto un po' l'avete già visto, avete già navigato dentro al, al portale perché faceva parte delle, delle vostre esercitazioni, però diciamo è importante sottolineare dove potete trovare idee utili per fare dei progetti, perché appunto non c'è bisogno di inventare nulla, potete ovviamente prendere questi esempi che ora vi diamo e adattarli al vostro contesto. Dalla pagina, dal portale europeo, quindi etwinning.net, che quindi è il portale europeo dove vi siete registrati e da cui accedete al vostro etwinning live, andate nella sezione Lasciati ispirare e qui dentro trovate questi tre elementi che sono le testimonianze, i progetti, e sono esempi di progetti che hanno vinto per esempio i premi europei, e poi trovate i kit. Quindi se cliccate su per saperne di più, entrate in questa pagina dove, oltre a una spiegazione generale su cosa sono i kit, trovate tutta una serie di progetti pronti all'uso. Quindi sono idee progettuali descritte, che sono state fatte da docenti sulla base di progetti veri che sono stati realizzati negli anni passati e che sono spiegati, spiegati proprio passo passo, sono intanto indicizzati per competenze chiave, per livello scolastico e per complessità, quindi potete scegliere quello che più è adatto a voi. E poi, come vedete, dentro ci sono proprio una descrizione passo passo delle varie, dei vari step che dovete seguire, incluso anche suggerimenti su come collaborare e comunicare con i partner, come valutare le attività del progetto, e come dare un follow up, diciamo, alle attività progettuali. Quindi questo vi invito, tra l'altro sta nella parte pubblica del portale ed è accessibile a tutti, quindi anche se lo volete far vedere ai vostri colleghi, insomma ci sono veramente tante idee e tanti spunti. Un altro luogo dove potete trovare idee è ovviamente il nostro sito, che quindi è una parte separata rispetto al portale europeo. Il nostro sito è etwinning.indire.it, o anche twinning.it vi riporta comunque al nostro sito, quindi due portali, cioè il portale europeo è twinning.net e il sito nazionale twinning.it, e nel sito nazionale trovate tantissime informazioni dedicate proprio ai docenti italiani. Quello che vi volevo far vedere oggi adesso è semplicemente la sezione esperienze, perché qui, come anche sul portale europeo, trovate quelli che sono i progetti che sono stati premiati dall'Unità Twinning Italia e che sono stati poi anche documentati, di nuovo con delle schede che scendono nel dettaglio, che vi dicono il tipo di scuola, le scuole partner, ma poi anche una scheda che può essere scaricata con dei dettagli e delle indicazioni, e poi anche un video, perché sono progetti che hanno vinto negli anni passati un premio. Chiaramente questi progetti rispetto ai kit sono progetti spesso più complessi, perché sono progetti che hanno vinto un premio nazionale, però vi consigliamo comunque di navigare e di esplorarli, perché si possono trarre comunque tantissime idee e anche soltanto spunti da prendere e realizzare anche solo in parte nel proprio contesto. Non è necessario ripercorrere tutti gli step fatti dai colleghi, ed anche per avere magari dei contatti, perché potete poi anche contattare questi docenti. Tornando invece al portale, abbiamo detto, dal portale twinning.net, una volta che fate il login, entrate nel vostro eTwinning Live, su cui vi siete già esercitati in questo primo modulo, e quindi avete già esplorato i vari settori. Quello su cui brevemente mi soffermerò oggi sono le persone, quindi la sezione dedicata alla ricerca delle persone all'interno del database, perché lo potete usare come per trovare dei partner,
il forum dei partner, che è proprio la sezione di cui già vi parlava Giacomo, dedicata alla ricerca partner, e poi vi spiegherò brevemente tecnicamente proprio come si crea un progetto. Quindi se andiamo nella sezione persone, ecco qua, trovate persone e scuole sui twinning, quindi già se per esempio volete sapere se una certa scuola è registrata nei twinning o meno, potete usare questo database. Ma io poi vi consiglio di andare su Hai bisogno di una ricerca avanzata, perché qui potete inserire tutta una serie di indicatori per fare una ricerca più approfondita. Per esempio potete cercare gli ambasciatori, se volete un ambasciatore, quindi sapete che l'ambasciatore è un docente esperto, quindi magari volete prendere contatti con un docente esperto, altrimenti andate su insegnante normale, questo è il più delle volte cercherete degli insegnanti. Potete poi scegliere l'argomento, quindi per esempio io voglio scegliere arte, oppure le materie professionali, se siete un istituto professionale o tecnico e volete fare un progetto su materie professionali, di nuovo qui c'è artigianato, caccia, chimica, si va abbastanza nello specifico. Potete scegliere un paese, se avete un'esigenza particolare, voglio cercare qualcuno in Germania perché voglio questo, altrimenti lo lasciate libero, addirittura si va a livello della regione, se volete scegliere una regione in particolare, e poi la fascia di età, quindi l'età minima e massima, facciamo finta di voler cercare adesso qualcuno per la scuola dell'infanzia, che voglia fare un progetto in arte, non ho messo la lingua, mettiamo la lingua inglese, chiaramente inglese è la lingua veicolare in questo caso e la lingua del progetto chiaramente poi sarà nel caso della scuola dell'infanzia, principalmente la scuola, la lingua madre e poi appunto alcune possibilità di interazione in lingua veicolare. Ok, quindi alla fine di questa ricerca avrete un elenco che adesso non mi dà perché sono bloccata su internet, comunque vi dà un elenco di nomi possibili che voi potete andare a cercare, per cui potete poi trovare un profilo e andare a vedere chi è questa persona, dove insegna, cosa fa, quanti progetti ha fatto e quindi in questo modo conoscere delle persone ed eventualmente contattarle. Ed infine il forum cerca partner, invece il forum dei partner, che è proprio dedicato alla ricerca di un partner e come vedete qui è suddiviso per fasce di età, in base alla vostra fascia di età, ed anche ci sono dei forum dedicati alla ricerca partner per Erasmus Plus, come si dice. Quindi potete tranquillamente utilizzarlo per ricercare partner e mettere voi stessi o cercare quello, diciamo, andare a vedere anche solo per curiosare quello che hanno proposto altri partner per agganciarvi per esempio a qualcuno che ha già le idee più chiare oppure creare voi un post. Quindi adesso vi faccio vedere come si fa un progetto e prima di fare questo vi volevo fare vedere giusto una slide, eccoci qua, perfetto. Dunque, per avviare un progetto in eTwinning è importante, è fondamentale che tutti i futuri partner del progetto devono essere registrati in eTwinning. Con questo rispondo anche a una domanda che era stata fatta prima in chat, per cui quando si diceva che si possono invitare altri docenti nel progetto una volta che è fondato il progetto, i docenti, diciamo, italiani, europei, dei paesi che aderiscono a eTwinning, per entrare nel progetto devono essere registrati nei twinning, quindi possono essere invitati sì, senza limite di numero, teoricamente potete fare anche un progetto con tutta la classe, con tutta la scuola e con tutti i docenti della vostra scuola, però devono essere registrati nei twinning. Quindi il primo passo comunque per fondare un progetto è assicurarsi che il futuro partner, per esempio tedesco che abbiamo contattato, sia nei twinning. Lo dobbiamo poi aggiungere ai nostri contatti, anche questo è un esercizio che avete fatto nel modulo 1, quindi andare a ricercare con il cerca partner, come abbiamo fatto prima, con la ricerca della persona, il nome della persona, cliccare su aggiungermi ai contatti e questa persona chiaramente dovrà approvare la richiesta di contatto. A questo punto funziona, insomma è intuitivo, funziona come tutti i social network.
lo avrete tra i vostri contatti. A questo punto potete decidere chi sono i due fondatori del progetto che dovranno avviare la procedura tecnica, diciamo, dentro la piattaforma. Chiaramente prima di avviare il progetto dal punto di vista tecnico vi dovrete essere sentiti, aver progettato insieme il progetto, definito un calendario di massima, chi fa cosa, tutte quelle cose appunto che già Giacomo vi ha anticipato. Questa è la parte, diciamo, finale tecnica con cui si rende ufficiale, si registra in piattaforma il progetto. Quindi abbiamo un fondatore che dà inizio alla procedura dentro la piattaforma. E poi abbiamo il secondo fondatore che dovrà approvare. Quindi come funziona? Il fondatore 1 fa una proposta di progetto e adesso vedremo tecnicamente come si fa dentro la piattaforma. Questa arriva, la notifica di questa proposta arriva al secondo fondatore, la quale la deve approvare, la trova nelle proprie notifiche e deve cliccare su approva. A questo punto il progetto è in attesa di approvazione da parte dell'unità nazionale, quindi nostra e del partner se si tratta di un partner straniero. Quando le unità nazionali hanno approvato il progetto, e questo avviene in genere entro una settimana, quindi in tempi molto brevi, si dà vita a un progetto Twinning e quindi alla classe virtuale, il Twin Space. Quindi soltanto quando noi approviamo i docenti hanno accesso a questo terzo livello di Twinning, della piattaforma Twinning, che è la classe virtuale dedicata al progetto. E poi si potranno aggiungere quindi anche gli altri partner. Quindi da fare attenzione, la differenza tra partner di progetto e i membri che possono entrare nella classe virtuale. I partner di progetto, come abbiamo detto, sono i due fondatori e tutti gli altri docenti che devono essere registrati nei Twinning. E a questi si aggiungono dal nostro Twinning Live. Altra cosa invece è, una volta che siamo dentro all'ambiente virtuale, alla classe virtuale, il Twin Space, noi possiamo invitare studenti, quindi i nostri alunni, visitatori, quindi persone che non fanno parte del mondo della scuola, per esempio l'esperto del museo che ci sta aiutando con il progetto, oppure insomma persone che non fanno parte del mondo della scuola ma che sono coinvolte nel progetto. E poi i docenti, però intesi come docenti extra way, cioè quelli che non aderiscono ai Twinning. E quindi, per esempio, avete un collega, avete conosciuto un collega indiano, un docente indiano, e volete collaborare anche col docente indiano, allora dovete fondare un progetto con un partner italiano o un partner straniero. Dopodiché potete invitare dentro il Twin Space anche docenti che vengano da fuori. Quindi tutto ciò avviene nella sezione progetti, crea un progetto, a questo punto il fondatore 1 accede a questa scheda che deve riempire, dopodiché arriva il fondatore 2. Una volta che è fondato il progetto, e adesso lo vediamo navigando, dalla sezione sempre i miei progetti in Twinning potete far accedere anche gli altri docenti. Quindi riepilogando e rivedendolo anche qui dentro ai Twinning Live, abbiamo progetti, clicchiamo su crea un progetto, se ho più di una scuola legata al mio profilo, perché potete per esempio insegnare in due scuole, dovete scegliere con quale delle due scuole volete partire questo progetto, attenzione perché questo dopo è difficile cambiarlo. A questo punto devo scegliere il secondo fondatore e io per esempio scelgo Giacomo Bianchi, vediamo perché ho problemi un po' di connessione e non sono certa che, ecco, infatti non mi fa procedere, qui mi viene normalmente, diciamo, se non ci fossero problemi nella piattaforma al momento, che forse è un attimo, compare la lista dei miei contatti nel Twinning, quindi ovviamente come abbiamo detto possiamo fare un progetto solo con un docente che è già tra i miei contatti, quindi io quando avvio la procedura per fare un progetto, qui mi compare la lista dei miei contatti e scelgo il docente con cui fare il progetto. Dopodiché si apre appunto la schermata col titolo, una breve descrizione, gli obiettivi del progetto, un calendario di attività e veramente poche informazioni vi vengono chieste. Non è un progetto Erasmus, non è un progetto dettagliato, è un progetto che tra l'altro con il tempo potrebbe cambiare e non c'è niente di male,
il progetto Twinning può essere flessibile, si adatta a quello diciamo, che dovete e potete fare, però è importante diciamo, mettere qui una breve descrizione in modo tale che noi possiamo capire diciamo, che non si tratta di un errore e avere a linea, diciamo, grandi linee l'idea di che tipo di progetto volete fare. Noi appunto approviamo sempre tutto, non c'è bisogno, non ci sono problemi, è quasi impossibile che noi verifichiamo un progetto a meno che non sia perché c'è un errore dietro. E a quel punto avete qui la lista dei progetti che sono approvati e che sono attivi, come vi ho fatto vedere prima. Perdonami Ale, ti devo interrompere così, ti confermo che ci sono problemi purtroppo sulla piattaforma, va lentissima, si chiese anche, vedete, anche altre problematiche, non dipende da noi, ma è proprio dalla centrale, dal server centrale a Bruxelles, solo per sapere. Ma ho finito comunque, adesso ho finito, e tanto alla fine non è fondamentale vedere perché è molto intuitivo e veramente le informazioni richieste sono pochissime. Quindi semplicemente vi faccio vedere che dentro alla sezione progetti vi troverete il progetto e da qui, che adesso è un po' piccolo, ingrandisco, da qui vedete gestisci partner, aggiungi uno o nuovi partner. Quindi per aggiungere un partner dopo aver fondato il progetto si va da qui. Mentre per aggiungere gli alunni, ve lo spiegherà Costas adesso che si proverà a collegare al TwinSpace sperando che diciamo, non ci siano problemi con il portale. Io ho finito. Bene, grazie. Se mi dai la palla, così condivido anche io lo schermo. Ciao a tutti, io sono Costantino, so pure cosa sono abbreviato, e io vi farò vedere cosa è questo TwinSpace, dove si fanno questi famosi progetti che vi abbiamo parlato finora. E ora un secondino che mi appare ecco, condivido il mio desktop. Ok, dovreste poter vedere. Ok, ingrandisco un po'. Allora, questa è la prima pagina che vediamo da un TwinSpace. Ok, prima eravamo qua. Come si arriva a questo TwinSpace? Dai nostri progetti, come ha detto Alexandra. Ok, qui abbiamo i nostri progetti. Cliccando sul TwinSpace vediamo che arriveremo dove eravamo poco fa, dove vi ho fatto vedere. Allora, quindi clicchiamo sul nostro progetto, il TwinSpace, e arriviamo subito qua. Cos'è il TwinSpace? Il TwinSpace è praticamente la parte della piattaforma, il cuore dove si svolgono tecnicamente tutti i progetti. Fuori ci sono le idee, ci sono le comunicazioni tra i docenti, ci sono tutte le varie procedure, come partire, cosa fare, eccetera. E dove si fa tutto questo? Si fa nel TwinSpace. Ogni progetto ha il suo TwinSpace, sicché se fate un progetto è un TwinSpace, fate un altro avrà un altro completamente nuovo TwinSpace. È molto simile alle pagine del gruppo come vedete qui, come il gruppo che siete iscritti, è molto simile come struttura e come logica, quindi in teoria non avrete tanti problemi a capire la sua funzione. Ci sono vari ruoli nel TwinSpace, ci sono i fondatori, due sempre, come vi ha detto Alex, Giacomo. I due fondatori sono sempre amministratori del progetto. Dopodiché possono invitare altri partner che possono diventare o amministratori o semplici tra virgolette, nessuno semplice, membri. Ok, ognuno può fare ovviamente più cose sul progetto, sul TwinSpace. Ci sono anche gli alunni, anche quelli amministratori oppure alunni semplici, e visitatori esterni che andremo dopo a vedere. Allora, la panoramica del TwinSpace. La prima pagina, la home, è questa qua. Qui cosa vediamo? Qui vediamo una bacheca insegnanti che è visibile solamente dai membri che sono insegnanti, ok? Quindi non dagli alunni, non dai visitatori. Come si può utilizzare questo? La bacheca insegnanti è proprio per comunicazione di servizio tra i vari docenti, sì che se volete comunicare agli altri membri docenti una cosa di servizio che riguarda il progetto,
simile, lo potete scrivere qua. Dall'altra parte, invece, a sinistra, abbiamo la bacheca del progetto. La bacheca è una pagina molto interessante e si può utilizzare tantissimo come un diario per il nostro progetto. Cioè, scriviamo il progresso, chissà, varie idee, oppure i prossimi appuntamenti, eccetera, eccetera. Vi faccio vedere come si scrive un post qui, non è niente di difficile, ovviamente. Aggiungi un nuovo post, ho cliccato, qui scrivete quello che volete, potete inserire anche immagini, eccetera, vedremo dopo dove e come. Posto, e niente, eccoci qua. Potete fare anche il like, ovviamente non faccio like a me stesso. Potete anche commentare sotto ogni post. Questo l'avete visto anche sul gruppo. Ok, uguale, il funzionamento è uguale. Cosa importantissima qua da sapere è che la bacheca del progetto è l'unica parte di tutto il Twin Space del progetto che è accessibile al pubblico, sicché non è riservato a chi ha il login o la password, perché è la password. Quindi è molto importante perché dovete stare attenti a non postare fotografie di alunni o fotografie, insomma, per la privacy o dati che non volete che siano aperti al mondo. Ok? Quindi la bacheca è aperta a tutto internet, quindi state molto attenti su questo. Ovviamente se postate le idee o i vostri prossimi appuntamenti o eccetera eccetera, non succede nulla di male, anzi è fatto proprio per questo. Dopodiché un amministratore può editare alcune informazioni del progetto cliccando qui, qui è il titolo del progetto, ora il nostro è di prova, cliccando su questa icona qua apre un'altra pagina con le varie informazioni del progetto. Qui potete ricambiare il titolo, la descrizione, potete anche cambiare il colorino, ecco io ve lo cambio così, vi piacciono queste cose, poi salvo e potete anche mettere un'immagine diversa per il vostro progetto. Ok, allora salvo, vedete qua, è cambiato anche il tema, è diventato viola. Qui dentro vedete i membri che sono online, questo è Giacomo che poco fa avete sentito live, e dopodiché ci sono vari short qua, però andremo a vederli dal menu principale che è questo qui sopra. Ok, praticamente questi sono menu short, come vi ho detto, così uno clicca qua, va direttamente lì, però noi lo vedremo tutto in dettaglio da qui sopra, il menu principale. Cos'altro c'è in prima pagina? C'è la pagina dell'aiuto, cliccando qui si apre l'aiuto e qui ci sono varie sezioni che potete vedere e prendere tante informazioni. Ok, molto utile anche la sezione dei materiali che vi dice i limiti che potete caricare, eccetera, eccetera. Comunque questo vi potrà aiutare tantissimo. Ok, dopodiché che altro c'è? La foto del profilo o il nostro profilo. Cliccando la foto del profilo mi appare la mia pagina qua e la pagina del mio profilo. Attenzione, molto dovete stare attenti qui perché questo profilo, anche se della stessa persona ovviamente, non è lo stesso profilo del eTwinning Live che avete visto poco fa, sicché potete avere una foto qua, un'altra di là, non è una cosa strana. È anche legato dal profilo dei gruppi. Ok, ora la cosa migliore è avere tutto un po' più o meno simile, così almeno non è che scrivo qua altre cose di me e altre cose di là, sì che comunque, però sono indipendenti. Per editarlo basta cliccare su edita profilo, questo vi ricordo è il profilo del Twin Space, ok? C'è il profilo del gruppo e c'è il profilo del eTwinning Live. Sappiamo che è tutto all'inizio, per chi la sente per prima volta è veramente impossibile da intuire, però piano piano vedrete che capirete tutto. Quindi abbiamo questi tre, c'è il gruppo dove siete iscritti, okay? Abbiamo i Twinning Live che avete visto poco fa, questo è il Twin Space, okay? Tre profili, ok, benissimo, spero avete capito.
Ok, qui si può scrivere la descrizione, eccetera, eccetera. Potete mettere un'altra immagine, ok. Potete anche lasciare un messaggio. Si utilizza poco da noi, però voi potete utilizzarlo tantissimo per comunicare con gli altri docenti dello stesso progetto. Ok, andiamo indietro. Ok. Allora, eravamo qua. Qui che altro abbiamo oltre la fotina e l'aiuto? Abbiamo anche una campanina, qua un'icona di una campanina che cliccandola escono fuori le notifiche. Le notifiche cosa sono? Se ci arriva un messaggio, una richiesta, eccetera. Cliccando su impostazioni possiamo cambiare tutto quello che vogliamo vedere come notifica. Okay? Via mail o tramite la campanina, il centro di notifiche. Non vi preoccupate, sono tanti bottoncini, non andremo ora a vedere tutto in dettaglio, se non esplodete di sicuro, però in generale dovete sapere che cliccando la campanina e cliccando, vedete tutte le notifiche, e cliccando impostazioni potete cambiare le azioni che vedrete per le notifiche. Ok, che altro? Qui abbiamo alla fine una busta ed è chiaro che è la messaggistica, ok? Cliccando sulla busta si apre un sistema di messaggistica e anche qui, come il profilo, non è lo stesso dell'eTwinning Live, ok? E nemmeno del gruppo, uguale, la logica è la stessa, sì che vi potete scrivere un messaggio ai docenti che sono dello stesso progetto, oppure ancora di più può venire utilizzato a mandare messaggi agli alunni, ai vostri alunni che avete inserito ai progetti, e lo vedremo dopo come si fa. Ok, sì che vi ricordo la messaggistica, questa è per i Twin Space e basta. Bene, andiamo avanti, abbiamo visto quindi la prima pagina, la home page, ok, andiamo a vedere dopodiché come gestire i vari membri. Ok, qui sopra, come vi ho fatto vedere, c'è il menu principale. Mi direte perché andiamo a fine, non andiamo a pagine, materiale? Capirete. Okay. Quindi andiamo a vedere i membri. Cliccando sui membri, qui appare la lista di tutti i membri del progetto. Cliccando qui su questo filtro, non tanto intuitivo, però utile, vedrete, potete filtrare tra i vari tipi di membri del progetto, se sono insegnanti, alunni, visitatori e chi è online. Qui vedete i vari membri del gruppo e qui se siete amministratori potete cambiare anche il ruolo per ogni membro, cliccando insegnante o insegnante amministratore se sono i membri del gruppo. E poi dopodiché abbiamo gli alunni che vedremo a brevissimo come si invitano. Anche qui potete cambiare alunno o alunno amministratore e anche editare la password dell'account degli alunni. Allora, come si fa? Come si fa a invitare gli alunni che non possono iscriversi come docenti nei training? Siamo qui, gli alunni si possono invitare solamente al progetto, non è che si possono invitare in piattaforma in generale, sì che avete fatto un progetto, volete far partecipare i vostri alunni, li invitate dal progetto dove li volete far partecipare. Siamo sui membri e invitiamo i membri, invita membri ovviamente. Cliccando su invita membri abbiamo tre possibilità, abbiamo insegnante, alunno o visitatore. Andiamo a vedere insegnante, prima cosa. Voi penserete, ma come? Ci ha fatto vedere Alexandra poco fa che si trova dai Twinning Live, perché c'è anche qui? Qui è diverso, cliccando insegnante, infatti, ci fa selezionare una nazione, la nazione da dove viene questo insegnante che vogliamo invitare. Se clicco, per esempio, un paese che aderisce ai Twinning, l'Armenia, vedete che messaggio ci appare. Gli insegnanti di questo paese sono coperti dai Twinning, quindi devono essere registrati nei Twinning. Ha fatto qualcuno una domanda prima sulla chat, mi ricordo. E quindi per poter essere invitati al progetto dai Twinning Live, quello come vi ha fatto Alexandra prima, far vedere Alexandra prima. Sicché questo serve per invitare insegnanti che sono di paesi
che non possono iscriversi a eTwinning, per esempio l'Afghanistan. Okay. Cliccando quindi su Afghanistan, qui metto l'indirizzo email del mio amico insegnante, faccio una verifica e dopodiché lui riceverà una mail con le istruzioni per poter aderire a questo progetto e basta. Okay. Sì che la cosa importante qui da sapere è che se volete inserire docenti che sono italiani o di paesi insomma che aderiscono al training, non lo dovete fare da qua ma dai training live. Se volete inserire un insegnante dalla Cambogia, lo dovete fare da qua. Okay. Membri, continuiamo qui, invito a membri, eravamo qua. Alunno, anzi facciamo visitatore prima. Il visitatore può essere un parente di un ragazzo oppure qualcuno che per vari motivi vuole esaminare il progetto e che non è un docente, quindi non può essere invitato. La procedura è semplicissima, mettete il nome utente che volete, se è già stato un utente già invitato altre volte, se no nuovi invitati, il nome e cognome della persona che volete invitare, il sistema facendo verifica vi creerà subito un username e anche di là dovete poter mandare test, vedremo un esempio subito, eccolo qua, appare questa qua, questa finestrina qua, vedete il sistema vi ha creato subito un username in automatico, mettete la password che volete e lo invitate, ok? Sì che arriverà una mail a questo amico 200 visitatore e potrà accedere al progetto, alle pagine del progetto. Ritorniamo qui a vedere gli alunni, la procedura è sempre simile, alunni già registrati come abbiamo visto per i visitatori, se non nuovi alunni, alunno, non so, test, metto anche qui perché non mi viene nessun nome ora, testino, ok, perché è piccolino, testino, ok, vediamo, e qui mettiamo la password per il nostro alunno testino che vogliamo invitare, gli possiamo dare un ruolo di amministratore o membro alunno, cioè, le differenze sono poche, però insomma potete fare membro se, non, se volete che lui non possa cambiare nulla sulle pagine, eccetera. Dopodiché mettiamo una password, questa cosa è importante, deve essere almeno 8 caratteri e noi diciamo sempre di non inserire caratteri strani perché spesso la piattaforma ha dei problemi a gestirli, sì che potete mettere password semplici per ricordarseli, bastano numeri e caratteri alfabetici, okay? Sì che, alfanumerico insomma. Ok, una cosa importante da dire qua è che il nome e cognome dell'alunno non è sempre una buona idea utilizzarlo per motivi di privacy, più che altro se sono piccoli, potete inserire degli alias diversi, tipo, non so, animaletti o colori, eccetera, l'importante è che sapete chi è cosa. Ok, bene, quindi abbiamo visto come invitare anche gli alunni, ok, vi ricordo da qua. Nel mezzo, sì che una volta invitati gli alunni andiamo a vedere quello che vi ho fatto vedere poco fa, cliccando sulla matita, il nostro alunno unico scuola, possiamo cambiare la password direttamente da qua. Un'altra cosa importante è che possiamo esportare la lista di tutti gli alunni che abbiamo invitato cliccando su questo link qua. Ci esporterà una lista di Excel, attenzione però una volta conteneva anche la password, era scritta la password, però è stata cambiata per motivi di sicurezza, sì che quando create l'account alunni ricordatevi sempre di segnalare da una parte, la password che gli avete dato per non dover perderla o dimenticarla dopo. Ok, bene. Ora se ci sono domande, tanto o qui stanno rispondendo i colleghi o le sentiremo dopo. Andiamo a vedere le altre voci del menu, andiamo a vedere i materiali. Vi ripeto, stiamo andando un po' così e ci sono motivi perché
andiamo a vedere i materiali. Materiali, scusatemi, materiali sono divisi in immagini, video e documenti. Tutti hanno la stessa logica, potete trascinare un'immagine qua e viene importato, caricato sulla piattaforma, per esempio. Okay. Se clicco qua, per esempio, posso selezionare un'immagine, lo metto subito ed eccolo qua dal mio computer. È stato caricato sulla libreria della piattaforma. Potete creare anche un album scrivendo un titolo album foto. Ora potete salvare e qui dentro anche potete inserire altre immagini. Ok, perfetto. Ora non entro nei dettagli, potete anche scrivere una descrizione dell'immagine, eccetera, eccetera. Ok, bene, andiamo ai video. Comunque, spero che abbiate capito come si inseriscono le immagini. Andiamo a vedere i video. I video per ora non si possono importare direttamente perché non sono supportati dalla piattaforma. Sì, che dovete fare? Dovete inserire qua un link del YouTube di un video. Per esempio, io ho questo. Andiamo a vedere cosa è questo link. Okay, quindi trovate il video che volete caricare prima. È un corso, insomma, il nostro corso tra l'altro. Ok, quindi io inserisco direttamente il link da qua, non so se avete visto, sono alla pagina del video, sto andando in su, prendo l'URL, suppongo che lo sappiate fare, e incollo qui direttamente l'URL del video, salvo. Ed eccolo qua, il mio video è stato inserito nella libreria del mio progetto. Okay. Potete inserire video di YouTube, potete inserire video di Vimeo e di Dailymotion, ovviamente la più famosa e conosciuta è YouTube. Ok, abbiamo quindi un'immagine, inserito un'immagine qua, abbiamo anche inserito un video, andiamo a inserire un documento, oppure insomma, vi faccio vedere come si fa, potete inserire cliccando sempre qua, il documento, ora insomma potrebbe essere un file di testo o qualsiasi cosa, non c'è nessun limite. Ok, ci sono i limiti delle dimensioni che, come vi ho fatto vedere dall'aiuto, sì, sono dei 5 megabyte, comunque mi sembra che siano cambiati a 12 ora. Ok, quindi abbiamo immagini, video e documenti sulla nostra libreria. Bene, una volta caricati queste immagini o questi materiali, andiamo a costruire le nostre paginine, che sono praticamente, cosa sono le pagine? Le pagine del progetto sono una lista, immaginate un sito, mini sito per il nostro progetto che contiene alla fine tutto il succo del lavoro, è una presentazione, possono essere anche pagine dove fate dei giochi oppure far votare i vostri alunni, il logo, eccetera, eccetera, utilizzando anche applicazioni esterne. La sezione pagina ora è vuota, ovviamente, e per creare qualcosa basta creare una pagina. Pagina di prova. Vediamo il nome. Ok. Bene, e subito vediamo se è stata creata la pagina di prova e appaiono queste sezioni qua a sinistra, subito dopo aver creato la pagina. Qui dentro abbiamo creato praticamente il contenitore della pagina. Per far sì che la pagina sia funzionante bisogna aggiungere, per esempio, un contenuto. Ed eccoci qua, un testo. Testo, ok. Abbiamo aggiunto un testo, possiamo anche inserire delle immagini. Abbiamo qui l'editor del testo, ripeto, ho cliccato aggiungi contenuto a questa pagina. Prima, quindi, avendo cliccato crea una pagina, ho creato un contenuto. Dentro questo contenuto della pagina posso inserire varie cose, tipo un testo, posso aggiungere un twin board, vediamo fra brevissime, e altre cose. Sì che aggiungi contenuto a questa pagina, ho cliccato quello, mi è aperto un text editor, ok, un editor di testo. Ho scritto il testo, quello che voglio scrivere, posso inserire link esterni e posso inserire anche, come qui, immagini e video.
Ok, cliccando su immagini mi appare subito la mia libreria ed eccolo qua l'immagine. Ecco perché abbiamo visto prima la sezione materiali. La stessa cosa vale anche per il video. Cliccando qui vedete, è stato inserito il video, lo vedrete appena clicco salva o anteprima. Eccolo qua. Ok, vedete sia il nostro, la nostra immagine sia il nostro video. Sotto, un'altra cosa, possiamo aggiungere una twin board. Che cos'è la twin board? Vediamo subito. La twin board è praticamente un metodo anche per fare una vostra presentazione. Si utilizza tantissimo per la presentazione dei vari docenti. Ciao, sono così, cos'ha? Sono io questo, potete selezionare un'immagine di profilino e una descrizione, sono un docente di eccetera eccetera. E poi, ora faccio solo test per non far casino, benissimo, titolo, mia presentazione, oppure potete scrivere il vostro nome, salvare, ok, e qui appare, viene una cosa, un tab tipo, uno spazio con, se avete inserito l'immagine della vostra foto e la vostra presentazione sotto. Dopodiché potete anche aggiungere sondaggi. Sondaggio 1. Caldo o freddo? Ok, caldo, non caldo, scusate. Caldo o freddo? Domanda. Ok, risposte 1. 2, salva, vediamo, eccolo qua, ok, caldo o freddo, 1, vuota, eccetera, eccetera. Capisco tantissimo che sono tante cose veloci, sì che dovete stare più attenti possibile, poi potete rivedere quante volte volete. Infine, la cosa più importante delle pagine sono i permessi. Chi può modificare questa pagina? Okay, qui potete selezionare chi andrà a modificare questa pagina. Se la possono modificare gli insegnanti, gli insegnanti amministratori, gli alunni visitatori o gli alunni amministratori. Ovviamente io lascio com'è e quindi la mia pagina possa essere modificata solo dagli insegnanti e dagli insegnanti amministratori. Ok, benissimo. Bene, prima. Ora abbiamo creato la bozza della nostra pagina, come vedete qui, scritto bozza. Come la pubblichiamo? Questa pagina, per farla vedere a tutti gli altri, ora la stiamo editando e la posso vedere io, così almeno posso fare tutte le modifiche necessarie prima di pubblicarla. Per pubblicarla, chi può vedere questa pagina? Tutti su internet, sconsigliatissimo, che vuol dire che è aperta a tutto il mondo praticamente. La cosa più la cosa solita che si fa è, sono i membri del Team Space di questo progetto. Okay? Ed eccoci qua la nostra pagina di prova, è andata via la scrittura bozza, sicché ora la nostra pagina è visibile da tutti gli altri docenti che fanno parte del progetto. Ok, andiamo a creare un'altra pagina che voglio fare vedere un'altra cosa, come si mettono le pagine. Vedete, se creo un'altra pagina, qui ho messo il titolo, qui aggiungi come sottopagina di la pagina che abbiamo fatto poco fa. Faccio così, oppure non lo faccio proprio, sicché mi crea un'altra bozza, ripeto, clicchiamo qui, edit, ora non vado a fare tutto, vado a fare che può solo vedere la pagina, sicché abbiamo due pagine ora. Ok, cliccando alla croce qua si apre il menu dove sono tutte le nostre pagine e qui potete anche cambiare quale pagina si vede prima o seconda, potete fare sotto pagine. Insomma, dettagli, però bene a saperle per costruire bene delle cose e organizzarle. La cosa qui da dire, come si fa a cancellare? Ho fatto una pagina che non voglio più. Bene, ritorniamo alla matita e clicchiamo ok. Se vi ricordate, questo è un contenitore di varie cose. Se voglio cancellare solamente una delle cose che ho inserito qua, vado alla sezione che ho inserito e clicco la gestione, che vedete è andato via,
vi è rimasto solo questo. Se invece voglio inserire e cancellare tutta la pagina, clicco in su in tutto, accanto al titolo. Ok, vedete qui, confermo di voler archiviare, non è scritto di dover cancellare. Sì che, bene, io lo clicco di sì. La mia pagina non è stata cancellata, le pagine non si cancellano qua, ma vengono archiviate. Questo è bene per voi, perché se sbagliate oppure qualcun altro cancella la vostra pagina per errore, la potete ritrovare qua. Qui subito mi ha portato in automatico nella lista pagine archiviate. Vedete? Qui ovviamente sono tante pagine che abbiamo noi cancellato. Per tornare, torno alla pagina. Ok. Bene. Quindi vedete, è andata via dalla mia lista, è rimasta solo quell'altra. Perfetto, bene, andiamo avanti. Andiamo a vedere subito, abbiamo visto homepage, abbiamo visto membri, abbiamo visto pagine, abbiamo visto materiali, ci rimangono solo due. Costas, a proposito delle pagine, chiede Elena in chat, puoi spiegare anche crea una discussione, molto brevemente. Sì, la crea una discussione, è vero, non l'ho detto. Praticamente cliccando su crea una discussione vi crea subito una parte, una discussione nel forum che andremo a vedere a brevissimo. Sicché cliccando lì, se avete scritto di un tema specifico, vi riporta subito alla parte del forum che riguarda quella pagina là. Andremo a brevissimo a vedere il forum. Ok? Spero sia stato chiaro. Sicché, ripeto, il link crea una discussione ti crea un link diretto per il forum che riguarda quella pagina là. Okay. Andiamo a vedere quindi il forum. Abbiamo parlato del forum, andiamo a vedere il forum. Al forum possono partecipare tutti i docenti tranne quelli esterni, quindi tutti i membri del progetto. Possono creare le discussioni solamente i docenti amministratori, ma ci sono anche le sottodiscussioni. Vediamo qua, facciamo una prova, crea discussione, ovviamente io sono ora come amministratore, prova, dura. Salvo, ok, eccoci qua, qui ci sono le varie discussioni, vi dico, ecco, siccome avete chiesto ve lo dico di già, questa sezione qua sarebbe dove vi porta ogni link di ogni pagina che avete cliccato su crea una discussione. Si chiede qui dentro, ora non c'è nulla ovviamente perché non l'abbiamo fatto, eccolo qua, spazio dedicato alla discussione delle pagine. Okay. Quindi per accedere a una discussione devi disporre delle autorizzazioni e richieste dalle impostazioni della pagina. Si chiede, dovete fare sì che siano visibili da tutti i membri. Okay. Bene, entrando qui sulle varie, ogni discussione vedete qui c'è una scatolina. Entriamo qui, qui vedete, ora questo è un thread in inglese, una sottodiscussione, chiamiamola così, cliccando che posso, un argomento di discussione, ecco come si chiama, argomento, chiedo perché. Ok, salvo. E ora mi crea una sottodiscussione nella discussione primaria, prova, ok? Un po' complicato come concetto, ma una volta che avete preso la mano vedrete che la logica comunque è la stessa del gruppo dove state spostando ora. Ok, bene, come vi ho detto i temi si possono fare solo gli amministratori. Andiamo veloce, andiamo anche all'ultima cosa, meeting online. Il meeting online dove ci sono tutte la possibilità di fare conversazioni e comunicazioni sincrono e asincrono. Entrando nella chat room direttamente qui potete scrivere, i membri del progetto possono scrivere qua, vedete qua, come è scritto qua, non sono private. Tutte le chat una volta per 3 mesi rimangono sul server e possono essere scaricati dagli amministratori del gruppo, sicché se volete scrivere
cose bruttine per gli amministratori, non lo fate qui. Ok. Bene, che altro? Qui insomma potete parlare con i vostri colleghi sempre dello stesso progetto. Una nuova funzione qui sotto a destra, ma poco utilizzata finora, è la chat proprio istantanea. Ora sono da solo, triste, quindi non posso parlare con me stesso, però vedrete che se ci sono altri membri qui dentro potete anche parlare in contemporanea. Ok, utilizzata poco, ripeto. Dopodiché ritorniamo sulla pagina di prima. Abbiamo visto la chat room. Ovviamente sappiamo benissimo che ci sono altre applicazioni esterne che potete utilizzare per le chat più avanzate, quindi potete utilizzare anche quelle per le vostre chat, non ci sono problemi. E alla fine, per organizzare una videoconferenza con i vostri partner, se volete farlo da qui dentro, si clicca qua, mettete il titolo, prova senza originalità, la descrizione, il numero di partecipanti, il 10 o quello che sia, la durata e la data. Mettiamo oggi e vediamo, cliccando su cerca, vi farà vedere tutti i slot possibili. Ora io metto dalle 7 alle 7 e mezzo, dopodiché clicco salva. Ok. Quindi per partecipare su questo incontro online, qui si dice clicca sul tasto iscriviti per registrare la tua partecipazione e nel momento dell'orario del meeting entrerai nella sala riunioni che viene utilizzato Adobe Connect, un altro programma come quello che stiamo utilizzando WebEx, ma della Adobe, simile come logica. Vedete qui, è stato inserito qua nei prossimi eventi, quell'evento che ho appena registrato come prova, l'orario e la data. Cliccando qui, quindi mi porta sempre alla pagina di dettaglio dei progetti. Ovviamente io sono l'amministratore qui, l'ho creato io, sì che non c'è il link iscriviti. Qui possiamo vedere gli eventi passati che abbiamo fatto, che sono registrati. Okay, potete anche registrare i vostri meeting. Okay. Una cosa importante qui da sapere è che solo gli amministratori possono creare i meeting online, possono creare solamente gli amministratori, possono partecipare tutti i docenti del gruppo del progetto, ma non gli alunni, sicché non potete fare meeting online con i vostri alunni. Questo è stato anche una situazione che abbiamo visto, che abbiamo avuto confrontare spesso ora con la DAD, anche ormai non ci dovrebbero essere più problemi. Comunque, se volete far partecipare i vostri alunni sugli eventi online, sulle vostre meeting online, dovete organizzarli sulla vostra classe, utilizzare il computer con il vostro account, magari proiettando sul muro oppure utilizzando uno schermo grande, una webcam, così i vostri alunni possono partecipare al vostro meeting online. Mi è andata via la voce, sì, che io direi che qui ho finito, non so, vedo un altro momento, qualcuno è entrato, ecco, vediamo subito la chat, così vi alleggeriamo subito, vediamo. Ciao Giacomo, non so se mi vedrà e se mi risponderà. Questa è la chat, quella che vi facevo vedere prima, la chat non l'ha vista. Ok, bene, direi che ho finito a farvi vedere tutte queste cosine, non so se volete. Sì, Costas, grazie mille, hai fatto una panoramica completa, direi. Ora, molti hanno scritto chiaramente che le cose dette sono tante. Rassicuriamo di nuovo tutti quanti che insomma, intanto avrete tempo di ritornare su queste cose, avete materiali a disposizione che tra l'altro ecco, su TeamSpace è proprio l'oggetto del secondo modulo, quindi avrete modo fino al prossimo webinar per proprio per approfondire tutti questi aspetti. Allora, ci sono state varie domande, vari spunti, ecco, quello è stato chiesto in chat e ora ci
scriviamo. Io vorrei partire intanto dall'ultima cosa che dicevi per quanto riguarda in pratica lo strumento di live, diciamo, di eventi online che avete direttamente, di videoconferenza avete integrato all'interno del TeamSpace, del vostro spazio di progetto. Diceva giustamente Costas, quello lo possono utilizzare, quindi possono creare l'evento live, che vuol dire in pratica all'interno del vostro spazio di progetto avere a disposizione una videoconferenza, per cui potete ad esempio fissare un meeting, un incontro con i vostri partner di progetto per parlare della prossima attività da svolgere insieme. Possono creare gli amministratori, possono accedere tutti i membri di progetto, i docenti, non gli alunni. Perché questa cosa? Perché il TeamSpace, il Twinning, è stato pensato fin dall'inizio non come una classe virtuale da utilizzare io, insegnante, con i miei alunni, e quindi mi trovo online e sulla piattaforma di Twinning faccio lezioni a distanza ai miei alunni. Il Twinning è visto come uno strumento di collaborazione a distanza della mia classe con un'altra classe e con altre classi. Quindi gli alunni non partecipano perché partecipano sempre mediati dal docente. Non vuol dire che non possono vedere i propri gli alunni partner in videoconferenza, lo possono fare, ma lo fanno in classe, quando sono tutti insieme in classe con voi, con i docenti, e si possono collegare per salutare gli altri bambini, gli altri ragazzi, per svolgere attività a distanza, domande e risposte, cantare una canzone tutti insieme, eccetera, eccetera. In questo senso, ecco, può essere utilizzato lo strumento di videoconferenza anche con gli alunni. Venendo, dicevamo, un po' a qualcuna delle domande che avete fatto in chat, abbiamo già risposto praticamente a tutte, però ecco, alcune domande tornavano spesso e sono un po' domande, ecco, particolarmente importanti, è giusto ripassare. Ecco, una delle domande che faceva Grazia, se non sbaglio, riguarda le liberatorie. Ecco, è tornata più di una volta questo discorso delle liberatorie. Perché quando si partecipa a un progetto di Twinning, diciamo che è buona norma, non è che esista una regola uguale per tutti i paesi, anche perché in ogni paese poi c'è una normativa anche specifica, oltre a quella che magari riguarda a livello europeo il GDPR, no? Quindi la gestione dei dati personali. Diciamo la norma, la buona norma è che per ogni progetto di Twinning vengano richieste ai genitori delle liberatorie firmate che riguardano diciamo, l'uso che viene fatto poi, le attività che gli alunni svolgono all'interno della piattaforma e l'uso che viene fatto dei loro dati, quali sono i loro dati. Abbiamo detto, consigliamo sempre di non mettere dati personali, quindi nome e cognome preciso degli alunni, soprattutto quando sono minorenni, di non mettere indirizzi, tantomeno numeri di telefono, eccetera. Però può capitare che alcuni dati siano importanti per lo svolgimento dell'attività. Fondamentalmente parliamo delle fotografie, quindi eventuali video e foto che nel corso dell'attività può essere necessario caricare all'interno dello spazio online di progetto, ad esempio proprio per documentare quello che viene fatto, per mostrarlo. In questo caso, quindi, nelle liberatorie dovrà essere scritto che nel corso delle attività svolte per il progetto di Twinning è previsto l'utilizzo anche di video e foto che riguardano gli alunni. Questo non vuol dire che dobbiate pubblicare in chiaro, quindi nelle pagine pubbliche anche, che voi decidete sono pubbliche, delle foto in cui si vedono i volti dei bambini o dei ragazzi. Vuol dire che dovrete decidere, sia in base all'età degli alunni, ma in generale il consiglio che diamo è sempre di evitare di far vedere i volti in chiaro, e questo può essere fatto in tanti modi, cioè documentando le attività ad esempio con foto dove gli alunni sono presi solo di spalle, oppure facendo foto e modificandole, poi mettendo gli emoti con delle stelline oppure con le funzioni appunto di pixelaggio ad esempio delle foto per coprire volti, eccetera, eccetera. I video possono essere fatti
dei video di presentazione tra gli alunni che non prevedono magari l'utilizzo direttamente dei volti, ma ad esempio degli avatar parlanti, registrando la voce dei ragazzi. Tutti questi sono espedienti che possono, che potete fare e che insieme alla firma delle liberatorie, ecco, diciamo, vi mettono anche in salvo da qualsiasi problema che può riguardare la sicurezza su internet dei vostri alunni. Insieme a questo, lo ha detto Costas, è importante ripeterlo, c'è il grado di privacy, diciamo, che voi decidete di dare ad ogni pagina che create e pubblicate all'interno del TeamSpace. Lo ripetiamo, ogni singola pagina che create può essere impostata come visibile solo agli amministratori, a chi l'ha creata, e sono delle pagine di fatto in bozza, cioè che non sono visibili neanche agli altri membri normali del progetto, finché non cambiate lo status sono in bozza. Poi, oppure possono essere visibili solo ai membri del progetto, quindi solo a chi ha accesso al TeamSpace, docenti, membri, alunni, eventuali visitatori che voi avete invitato, oppure una pagina può essere visibile a tutti su internet se la impostate. In quel caso, chiaramente, dovrete stare attenti a quello che avete caricato voi o i vostri partner su quella pagina. Quindi, se dovete rendere una pagina pubblica per esigenza, ad esempio, di giusta documentazione, dovete fare di quello che avete fatto con il vostro progetto, però magari togliete eventuali foto che non volete che siano visibili a tutti. Poi vediamo altre domande, anche Alexandra, Costas, aggiungete sì, pure. Scusami Giacomo, in effetti ho dimenticato una cosina, cioè, vabbè, può essere magari non molto, è un po' abbastanza dettagliata, è un po' diciamo complicata, però va detta perché qualcuno ha chiesto. Come si può inserire un Padlet da fuori, insomma, che non sia delle, ora vi faccio vedere, ecco, vedete qua, abbiamo la nostra pagina, subito ve lo faccio vedere, aggiungi contenuto, ok, abbiamo qui il nostro contenuto, come vi facevo vedere prima, potete inserire immagini, video, eccetera, e file, potete anche inserire cliccando questa sfera qua, è un po' avanzati questi, però visto che avete chiesto ve lo diciamo, cliccando su questa qua potete inserire anche materiale da fuori. Ora non andiamo ai dettagli, che deve essere sicuro eccetera eccetera, però se avete un Padlet da fuori, avete il link l'URL, potete inserirlo qua e poi cliccare ok. Potete anche cambiare la larghezza e altezza, comunque, ripeto, è un po' una cosa un po' più avanzata, però per chi è interessato si può fare anche questo. Questo volevo anche aggiungere per qualcuno che ha chiesto poco fa. Non so se ci sono altre domande relative. La chat si caricava ok, bene, vedo che Alexandra ha risposto. La messaggistica è diversa, non è la chat. La messaggistica sono i messaggi, nessun altro la vede. Ok. Sì, questa cosa era uscita anche in chat, che non riguardava solo la messaggistica, ma anche il profilo, no? Hai mostrato all'interno del TeamSpace come modificare il tuo profilo e chiedevano, ma io quel profilo posso modificarlo anche se non ho ancora un progetto? Ecco, questo deve essere chiaro, che il profilo che abbiamo visto prima con Costas non è collegato a quello vostro di Twinning Live, è una cosa in più, è un profilo, diciamo, che avrete in comune con tutti i progetti, tutti i gruppi di cui fate parte. Quindi è il vostro piccolo profilo con la foto e una breve descrizione che riguarda solo il progetto, i progetti o i gruppi di cui fate parte. Allo stesso modo anche la messaggistica interna è diversa, quella che avete all'interno del progetto, ad esempio, da quella che trovate invece sui Twinning Live. Sui Twinning Live potete scrivere a chiunque sia tra i vostri contatti sui Twinning Live, all'interno del TeamSpace
quel messaggio andrà solo, cioè potete mandarlo solo ai membri del progetto. Questa è la differenza quindi tra i diversi tipi di messaggistica. Vedo inoltre che qualcuno qui chiede se gli alunni possono usare i messaggi per comunicare con i loro pen friends. Ora, pen friends non so se intende gli altri alunni del progetto, assolutamente, però con altra gente fuori del progetto no. Cioè devono essere gente iscritta su... E Costa, anche se l'avevi già detto, però possiamo anche aggiungere che si può anche utilizzare la bacheca degli studenti, cioè gli studenti avranno anche loro a loro volta una loro piccola, un piccolo profilo dentro al TeamSpace in cui possono aggiungere un'immagine, possono scrivere due parole sul loro profilo e quindi utilizzarlo anche come momento di socializzazione. Bene. Spiegare come eliminare la dicitura bozza. L'abbiamo fatto vedere, non so se c'è tempo di farlo rivedere. La dicitura bozza si toglie quando una pagina viene pubblicata. Ok, ve la faccio rivedere velocemente. Potete sempre riguardare dopo il video per chi non è riuscito a capire, a vedere tutto, in effetti era tanta roba, sì che andate tranquilli. Ok, crea una pagina, testo, ok, bozza, bene, ok, clicco su edit, la matita, ecco qua, chi può vedere questa pagina a sinistra? Solo io, quando è solo io e gli amministratori, la pagina è bozza. Invece, tutti su internet, abbiamo detto meglio di non utilizzarlo, poi dipende ovviamente. Membri del TeamSpace, la cosa più utilizzata di solito, salva le modifiche, ed ecco qua, è andata via la bozza e la vostra pagina è stata pubblicata. Ok. Ho visto, c'era anche una domanda sugli avatar, cioè come fare a creare un avatar, ora l'ho nominato prima. Non c'è uno strumento interno ai Twinning per la creazione di avatar, per far presentare ad esempio gli alunni, farli parlare, eccetera. Ne trovate però a decine veramente su internet, dai più semplici a quelli un po' più complessi, strumenti gratuiti per la maggior parte, alcuni anche a pagamento, ma poi una volta che avete trovato lo strumento che fa per voi, molti di questi non richiedono neanche una registrazione specifica, potete integrarli all'interno delle pagine come vi ha fatto vedere poco fa Costas con lo strumento dove andate a editare la pagina con lo strumento di incorporazione nella pagina di app esterne, quindi come potete incorporare un riquadro con un Padlet ad esempio, quindi che avete creato a parte sul sito di Padlet e poi lo integrate nella pagina del vostro TeamSpace, così potete fare con gli avatar, potete creare una pagina dedicata alla presentazione della vostra classe e un'altra pagina dedicata alla presentazione degli alunni del vostro partner. Su ognuna di queste pagine poi andate a integrare, come abbiamo visto con l'iframe, si chiama quel simbolino lì per integrare le app esterne, integrate gli avatar e poi avrete degli avatar, quindi degli alunni, cliccando, cioè saranno delle, potrete cliccare e attivare ad esempio i video, far parlare questi avatar senza uscire dalla pagina del TeamSpace, quindi questo vuol dire integrare l'app. La stessa cosa la potete fare con tantissime app diverse, di cui appunto Padlet e gli avatar sono solo due esempi tra i più utilizzati, ma potete integrare il ebook, ad esempio i libri elettronici, li create sui siti apposta e poi li integrate nella pagina come abbiamo visto. Vediamo se ci sono nel frattempo altre domande. Allora, Paola chiede, oltre alla liberatoria per le immagini, vi è una liberatoria autorizzazione generale da richiedere?
l'abbiamo detto, diciamo quello che normalmente viene fatto, no? Non esiste una regola, però in genere viene chiesta una liberatoria per ogni progetto twinning, quindi prima di iniziare il progetto si chiede la liberatoria e all'interno della liberatoria magari si cercano di inserire tutto il possibile uso di appunto immagini o video che viene fatto, quindi in generale la liberatoria che fate firmare serve per dire guardate i ragazzi accederanno in questo spazio online che è uno spazio sicuro, vengono invitati da noi, sono presenti solo i membri di progetto, potrebbero essere utilizzate delle immagini e dei video che ci impegniamo a mantenere visibili solo ai membri di progetto, non verranno diffuse all'esterno, eccetera, eccetera. Quindi potete utilizzare la liberatoria, normalmente viene usata dalla vostra scuola per le attività più svariate, e la personalizzate appunto su quello specifico progetto twinning. Vediamo se ci sono altre cose. Chiedono se per permettere ai genitori di visualizzare le pagine devono invitarli uno a uno, è possibile invitare fare un nome utente, password comune per tutti i genitori. Diciamo che qui è un po' sempre, non è sempre facile dare una risposta, perché non è neanche corretto invitare tutti i genitori, se abbiamo 3-4 classi sono 80 adulti, non è chiaramente il caso. Né utilizzare un nome utente password unico da diffondere a tutti, anche questo in realtà non è corretto, proprio anche come educazione alla personalità digitale, no? Al fatto che ognuno insomma all'identità digitale. Il consiglio nostro è più magari far accedere il rappresentante di classe oppure cercare delle vie intermedie, e comunque come diceva Costas è vero che normalmente si cerca di evitare di mettere le pagine pubbliche su internet, però è vero anche che in realtà alcune cose è anche giusto che siano condivise e che vengano anche trasferite e rese pubbliche anche al dirigente scolastico, ai genitori, quindi qui l'importante è fare attenzione con quelle foto, quelle immagini e quei dati che rendono il minore identificabile, e comunque è una questione più di buon senso, al di là del fatto di avere le liberatorie, no? Quindi cercando sempre di trovare una giusta via di mezzo tra ciò che è pubblicabile, ed anzi è anche un bene, un valore aggiunto poter condividere con il resto del mondo, diciamo, ciò che si fa, e quello che invece è meglio e più appropriato tenere nella parte privata. Ok, quindi sì, direi che se nel frattempo non ci sono altre domande, possiamo anche avviarci verso la conclusione. E magari io ritorno a condividere. Sì, allora. Scusami, no, chiedeva Giuseppe se deve essere sempre presente un docente per poter far collaborare i ragazzi, se loro possono lavorare in autonomia. Quindi si diceva appunto lo strumento di videoconferenza può essere usato soltanto in presenza di un docente che può organizzare quindi una visione collettiva in classe. Però gli altri strumenti, cioè i ragazzi, gli alunni, hanno a quel punto un accesso autonomo al TeamSpace, una propria login e password, e quindi possono darsi appuntamento anche senza il docente. Sì, certo, ad esempio nella chat o nei forum, chiaramente tutto rimane sempre poi visibile al docente, che può moderare anche se non in diretta, e poi insomma controllare eventuali comportamenti scorretti, però tutto quello che fanno gli alunni è sempre visibile ai docenti all'interno del TeamSpace. Allora, io a questo punto torno a condividere il gruppo, dovreste vederlo, perché nel frattempo prima di tutto, troverete a brevissimo la registrazione già del webinar di oggi, dovremo caricarla domani, e la trovate nella sezione webinar, vedete, dal menu,
Quindi per chi di voi volesse rivedere alcune parti di questo webinar, lo troverete qua, vedete qui verrà inserita la registrazione del primo webinar e ora abbiamo già caricato la prima presentazione, caricheremo anche quella di Alexandra. Quindi trovate già le slide in versione PDF che abbiamo utilizzato oggi. Poi dal menu ora dovreste vedere visibile quello che prima non vedevate, c'è anche il modulo 2. Quindi se durante il modulo, cioè con il modulo 1 avete avuto la possibilità di approfondire tutte le questioni riguardano in generale la piattaforma e Twinning, quindi che cos'è il portale europeo, come funziona il sito nazionale, cosa ci trovate, e diciamo una guida poi completa di eTwinning Live con tutte le sue sezioni, nel modulo 2 trovate tutto il materiale di approfondimento che riguarda sostanzialmente quello che abbiamo detto oggi, quindi cosa sono i progetti Twinning, le idee progettuali, ispirazione, quindi dove trovate i kit eccetera, quindi quello di cui ha parlato Alexandra, come si fa a creare un progetto Twinning. Quindi avete la possibilità di leggervi con calma, magari quindi di dedicare più tempo sicuramente di quello che avete dedicato seguendo questo webinar alla creazione dei progetti. E poi avete, importantissimo, dopo che avete letto tutta la guida all'uso, quindi tutte le pagine, le varie sezioni riguardano la guida all'uso del TeamSpace, potete esercitarvi, vedete, cliccando su pagine di prova, quindi per provare le funzionalità di cui abbiamo parlato. Sono delle pagine in cui potete pasticciare, diciamo, esercitarvi come volete, nella creazione di pagine, sottopagine, il caricamento di contenuti, di foto, l'integrazione, abbiamo detto, di app esterne. Potete provare a fare quello che abbiamo detto e che non potreste altrimenti fare perché magari moltissimi di voi non hanno ancora creato un progetto e quindi non hanno a disposizione. Giacomo, una cosa, vediamo chi è stato attento e chi è più bravo. Come mai prima non vedevate le pagine del modulo 2 e ora li vedete? Che è successo secondo voi? Vediamo se qualcuno riesce a rispondere sulla chat. Esatto, ora, mentre erano già caricate ed erano già scritte, perché prima non li vedevate e ora li vedete? Che cosa è cambiato? Eravate già membri, l'avete reso non pubblico ma disponibile per tutti, erano private, benissimo, bene, bene, applausi a chi l'ha trovato. Esattamente, esattamente, noi le avevamo già preparate, semplicemente erano in bozza, dicevamo prima come si fa a uscire dalla modalità bozza, noi le avevamo preparate, però erano visibili solo a noi che siamo amministratori in questo caso di questo, non è un TeamSpace, è un gruppo, però diciamo l'ambiente è praticamente lo stesso. Cliccando visibile a tutti i membri, queste pagine sono diventate visibili a tutti voi che siete entrati, siete membri del gruppo del corso, quindi sono magicamente comparse. Quindi dicevo, leggete tutti quindi il modulo, il materiale in modulo 2, 2.1, i progetti Twinning in generale, i consigli per la progettazione, e il modulo 2.2, la guida vera e propria all'uso di tutti gli strumenti del TeamSpace. Una volta fatto questo, vi potete esercitare con le pagine di prova, quindi avete a disposizione 5 pagine, insomma, quindi per ogni pagina potete poi, appunto, ve lo faccio rivedere, potete andare, diciamo, ed editare, ora questa è già in fase di modifica, potete cliccare sul simbolo di edit che vi apparirà qua in alto, ora non lo posso fare perché una collega sta già modificando la pagina, però cliccando sul simbolo di modifica in alto a destra potrete iniziare a inserire contenuti all'interno di queste pagine. Quello che volete, sperimentate quello che avete letto poi all'interno degli approfondimenti. Per tutti coloro che si sono uniti al gruppo solo oggi o negli ultimi giorni, non hanno fatto in tempo a studiare, diciamo, tutto il materiale che era previsto per il modulo 1, vi ricordo, avete a disposizione tutto il tempo prima del prossimo webinar, vi dico meglio farlo prima
e non aspettare ancora, perché poi andremo avanti, parleremo di qualità nei processi, quindi presupponiamo poi al prossimo webinar che voi abbiate avuto un'infarinatura a questo punto più consistente su quello che è il Twinning Live e su come funziona TeamSpace. Quindi insomma potete approfondire autonomamente e esercitarvi prima del prossimo webinar. Interrompo quindi la condivisione, vi ringrazio insieme ai miei colleghi, quindi Constantinus, Alexandra, anche Eleonora e Elena che hanno partecipato in chat. Ci vediamo quindi al prossimo webinar, quindi il 13, correggetemi se sbaglio. E nel frattempo ricordatevi di controllare anche all'interno del gruppo, c'è un calendario dove gli ambasciatori Twinning, quindi docenti esperti che vi possono aiutare, hanno pubblicato delle date e degli orari ben precisi dove svolgeranno un servizio di sportello, quindi un evento live che abbiamo visto come prima che si svolgerà all'interno del gruppo, e quindi potrete parlare con loro, fare domande che non siete riusciti a fare ora o che non avete fatto nel forum e avere quindi tutte le risposte di cui avete bisogno. Io, se non c'è altro, vi ringrazio ancora, possiamo stoppare la registrazione e ci vediamo all'interno del gruppo per qualsiasi cosa e poi direttamente durante il prossimo webinar.